Tu prova ad avere un mondo nel cuore e non riesci ad esprimerlo con le parole. E la luce del giorno si divide la piazza tra un villaggio che ride e te, lo scemo che passa. E neppure la notte ti lascia da solo. Il dottor Vittadini, Giorgio Vittadini, e quando l'ho conosciuto mi ha raccontato un po' della sua, del suo modo di interpretare questo concetto della discriminazione da, del disagio psichico, e gli ho chiesto appena posso, vorrei che tu due minuti dicessi quanto è fastidioso doversi trovare per esperienza personale coinvolto in questa faccenda, questa rete, diciamo così, tenebrosa del pregiudizio e della discriminazione. Allora, e allora Giorgio Vittadini lo invitiamo a salire sul palco, eccolo qua, la cercavo di là. Buonasera, piacere. Allora, come rispondiamo a queste parole di Gabriele Cattani? Beh, partiamo dalle note di André. Ognuno di noi ha un mondo nel cuore, irrequieto, pieno di bisogno. Quando si trova vicino uno che è malato e vede che lo trattano come lo scarafaggio di Kafka, cioè dentro un involucro, mentre ha lo stesso cuore tuo, tu parti dal cuore, tu non è che puoi partire dall'analisi, tu vuoi che questo cuore viene lì, venga fuori. E allora cominci a insistere perché lui tiri fuori il cuore, magari cerchi lo psichiatra giusto, ma non basta. Mi è capitato con una persona vicina, pian piano trovi che hanno delle qualità, mentre loro sono respinti, e fino a quando questo non avviene, tu non sei contento. Non è un problema suo, è un problema tuo, perché non puoi rassegnarti a che questo bel cuore, perché di solito è un cuore più bello di quello degli altri, chi soffre ha un cuore più grande, più profondo, più vero, non venga fuori. Non puoi rassegnarti, io capisco profondamente il lavoro che fa lui, perché è un lavoro analitico, ma è un lavoro che è per il cuore e per il bisogno, è un'altra cosa. E allora non si può non essere tifosi di questa avventura di qui, perché uno che l'ha provato capisce che ogni cuore che rompe l'involucro, che spacca lo scarafaggio, è una conquista per il mondo. Grazie delle tue parole. Grazie Giorgio. Bellissimo. Ok. Ma aspetti. Volevamo ringraziarlo e salutarlo se si gira, perché le parole sono state straordinarie, con un applauso molto più forte. Grazie a Giorgio Vittadini.